Mercoledì 24 agosto 2022, questa è la rassegna stampa di Fano TV, buona giornata amici ascoltatori, diamo subito un'occhiata ai giornali con le notizie di carattere locale, il resto è Carlino e il Corriere Adriatico passando però per l'almanacco del giorno e vediamo subito qual è il santo. È un santo importante perché uno dei dodici apostoli che diffusero il cristianesimo dopo la morte di Gesù, furono chiamati da Gesù stesso, è San Bartolomeo. E San Bartolomeo è noto per la fine tragica purtroppo che dovette subire per la sua fede. San Bartolomeo apostolo predicò il Vangelo in Libia, in Arabia, in Armenia, perfino nelle Indie. Fu però perseguitato, catturato e condannato a essere scorticato vivo. Fu seppellito ad Albanopoli. Poi il suo corpo fu trasferito a Roma e ora si trova sotto l'altar maggiore di una chiesa nell'isola Tiberina, nel cuore della città. Probabilmente eh, pochi sanno dove è sepolto San Bartolomeo, ma lo sapeva bene Michelangelo quando lo ritrasse nel fresco del giudizio universale della Cappella Sistina proprio in una posizione predominante, disegnando tra le pieghe della sua pelle che il santo mostra eh, il volto stesso, l'autoritratto di Michelangelo. Ebbene, festeggiamo San Bartolomeo e facciamo gli auguri a, credo, poche persone che portano ancora il suo nome. E veniamo alle previsioni del tempo, vediamo come la grafica ci mostra oggi... Un tempo stabile, un tempo così in prevalenza poco nuvoloso per tutta l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 26 gradi, la minima di 23. I venti saranno al mattino tesi da nord e nord est il mare è ancora mosso. E vediamo purtroppo come il mare ancora costituisce un pericolo ed esta non pochi timori, soprattutto... Né in coloro che sono addetti al salvataggio perché anche oggi i giornali riportano di un episodio accaduto a Torrette Ma apriamo il resto del Carlino sulla pagina di Fano e vediamo un commento alle dichiarazioni del sindaco Massimo Seri che ha fatto appunto al Carlino nella giornata di ieri per quanto riguarda la posizione della città di Fano in ambito provinciale, una posizione misconosciuta rispetto a chi ha il titolo di provincia come ovviamente pesaro urbino. A ragione seri, Fano è una città maltrattata, dichiara oggi l'ex sindaco della città della Fortuna Francesco Baldarelli. Francesco Baldarelli nel resto del Calino viene definito un cincinnato della politica, perché dopo aver ricoperto ruoli predominanti come quello di consigliere europeo, eh, come quello di sindaco della città di Fano come altri incarichi importanti dal punto di vista appunto, eh, organizzativo è tornato a coltivare il suo orticello in quel di Cartoceto. Ha colto nel segno Massimo Seri, dice Baldarelli con la sua intervista al Carlino, andando a solleticare l'orgoglio di un'appartenenza alla città, ovvero la cosiddetta fanesitudine, parlando di città maltrattata. Poi abbiamo anche una dichiarazione di Giorgio Gragnola, che è presidente della Fondazione Carifano, eh, il quale è più cauto. Bisognerebbe, prima di parlare, entrare, nel bene, entrare bene nel merito, ha detto Gragnola, della ripartizione dei fondi del PNRR. Comunque detto questo, credo che lo sfogo che ha fatto il sindaco ci possa anche stare. E di questo parere anche Tiziano Busca, portavoce dei socialisti seri, ha posto un problema di equità e di diritti della comunità fanese, ha dichiarato. E chissà che queste voci eh, più o meno importanti possono giungere anche a Roma, dando a Fano il titolo e la posizione che merita. Però abbiamo un problema subito che viene evidenziato a fondo pagina. I giornali ne stanno parlando spesso in questi giorni e stanno, lo stanno ponendo alla ribalta. Si tratta del problema della caserma dei pompieri dei vigili del fuoco. Un appalto che sembrava andare a buon fine, purtroppo si è arrestato. Caserma dei pompieri saltato all'appalto. Il sindaco Massimo Seri dice l'aumento dei costi ha spinto la ditta giudicataria a ritirarsi. Attendo una risposta da altre imprese. Speriamo che appunto altre imprese cerchino di così assicurarsi questo appalto e cui fondi vengono direttamente dal Ministero degli Interni. Rischia di annegare, salvato e, e in mare dai bagnini, è accaduto a Torrette. Una disavventura, per fortuna, a lieto fine ieri per un nuotatore fanese, soccorso col pattino e riportato a riva tra gli applausi della gente. Ebbene, un nuotatore era rimasto in difficoltà oltre la barriera degli scogli. Il mare è traditore, in quest... è bello il mare, eh? non è che eh, è un cattivo elemento, però bisogna stare attenti, bisogna prenderlo con le molle, perché quando c'è bandiera rossa, quando ci sono delle correnti particolari che magari non si conoscono bene, quando il mare magari è agitato, ebbene fare il bagno costituisce un pericolo, anche per i nuotatori esperti. Ed era esperto questo... Il bagnante che si è avventurato oltre gli scogli per una nuotata nella giornata di ieri. Se ne sono accorti due bagnini che erano in riva e scrutavano appunto la battigia. Eh, Cristian Gramolini ha detto al salvataggio lui ha 25 anni e poi il collega coetaneo e Cesare Berardi che non dimenticheranno la giornata di ieri. Quando hanno visto la persona in difficoltà si sono, sono subito usciti in mare con il pattino. Hanno faticato molto a raggiungerlo perché poi la corrente li portava uh, dentro, cioè eh, loro rimavano in avanti ma la corrente li respingeva indietro. Poi alla fine gliel'hanno fatta, anche hanno corso il rischio di essere sbattuti tra gli scogli. Insomma, tutto poi è finito bene e qui nella foto vediamo i due salvatori. E veniamo ora alla cronaca, la cronaca con ulteriori incidenti, purtroppo questo è quello mortale. Si schianta in moto un 47enne e muore sul colpo. La tragedia è avvenuta sulla Cesanense tra Marotta e Mondolfo. L'uomo è un papà di una bimba, di una bimba molto piccola. Eh, eh, ha tamponato un'auto che svoltava. Eh, si tratta di una Seat Ibiza eh, condotta da una turista di 67 anni. Era intenta a svoltare a sinistra per rimettersi nella strada che conduce all'auto dei demolizione Frattini per cause ancora da accertare e Dino Possanza, così si chiamava il centauro, aveva 47 anni, si è trovato improvvisamente davanti questo ostacolo, non è riuscito a frenare né ad evitarlo, lo scontro appunto è stato impattante, è stato veramente tremendo e l'uomo è morto sul colpo. Un altro incidente si è verificato, per fortuna meno grave, nei pressi della rotatoria in fondo. In fondo alla via che costeggia l'ospedale Afano, ha perso il controllo dell'auto andando a schiantarsi contro un palo della luce. Vediamo qui la fotografia. Si tratta di un 57enne fanese per il quale è stato necessario l'intervento dell'ambulanza del 118. Insomma, l'ambulanza non ha fatto molta strada, è stato poi portato per accertamenti all'ospedale Santa Croce. Addio a Mirella Caronti, la guerriera dal cuore grande a Mondolfo. Aveva 82 anni ed è deceduta ieri mattina nell'ospedale di Muraglia a Pesaro ed era la presidente del Comitato per la Salute Pubblica di Mondolfo, un comitato che spesso è intervenuto per sollecitare eh, interventi a favore della sanità pubblica. E per denunciare anche problemi e carenze quando l'assistenza non era all'altezza della situazione. Ci mancherai tantissimo, ha detto la Ceccarelli, eri sempre in prima fila per aiutare gli altri. Si tratta eh, appunto di una, di una signora molto, molto stimata e molto nota. Daniele Ceccarelli l'ha ricordata appunto con queste parole. Giriamo la pagina e veniamo ad Urbino, si parla della festa dell'Aquilone. Il Comune compra l'area per svolgervi la festa, si tratta di un'area sulle Cesane dove si svolgerà anche quest'anno la manifestazione che è in programma tra pochi giorni, dal 1 al 4 settembre. <ride> Soldi anche messi a disposizione per il bike park. C'è fermento dunque per questa edizione classica della città di Urbino, ricordata un po' anche da Giovanni Pascoli per quanto riguarda l'Aquilone. È in programma, dicevo, dal 1 al 4 settembre una cosa attesa da anni, è il parco. Per svolgervi appunto la festa, una multipla prende fuoco ed esplode paura al furlo. Era una multa a metano. Ebbene alcune persone, alcuni passanti, hanno visto il fuoco eh, svilupparsi sotto il motore, hanno avvisato il conducente, il quale ha fatto in tempo a uscire dal veicolo. Che poi quest'ultimo è esploso e per fortuna. L'uomo non è rimasto nemmeno ferito. Eh, se era lì dentro ovviamente sarebbe stata la fine. <clears throat> si è rischiato il dramma lungo la vecchia Flaminia nella gola salvo il conducente. Vediamo anche le pagine regionali dove ovviamente si parla delle elezioni, ma in modo particolare si parla della presenza di due leader del centrodestra nella nostra regione nella giornata di ieri. In questo caso abbiamo la visita di Salvini a Pesaro. Contiamo di vincere ovunque, ha detto il leader della Lega, anche gli operai voteranno il nostro partito. Salvini ha detto questo all'Excelsior, che peccato se la provincia rossa per la prima volta non, non ha rappresentanti di sinistra, lo ha detto in maniera ironica ovviamente. Ebbene, circondato da suoi candidati, eh, quelli che hanno più probabilità di essere eletti, eh, si tratta dei parlamentari uscenti. Eh, Mauro Lucentini e Riccardo Augusto Marchetti, l'uno è il commissario provinciale, l'altro il commissario regionale del partito. Poi c'erano con lui anche Mirko Carloni, vicepresidente della giunta regionale, e l'assessore alla cultura Giorgia Latini. Salvini ha esposto il suo impegno per l'Italia, appunto, ai pesaresi. Matteo Al balcone, sotto i fedelissimi, e molti questuanti annusano l'aria. Arrivava al meeting di Rimini con un'oltre un'ora di ritardo. C'è stata molta attesa per Salvini. Camera mortuaria sotto assedio. È una notizia curiosa. Chi è che assedia la Camera mortuaria di Pesaro? Ebbene, sono le formiche. Debellato un esercito di formiche. Ambienti interni disinfestati dal personale. Poi è dovuto intervenire lo specialista Massimo Piermaria ha diffuso un gel dal sapore dolce per avvelenare la regina e far morire gli altri insetti presenti in gran numero. Se si colpisce la regina ovviamente tutta la comunità ne soffre e quindi eh, l'invasione è debellata. Una scia lunga e folta rischiava di tornare negli ambienti dove ci sono le bare aperte, quindi insomma è una questione anche di dignità. E in questo caso poi si parla, in un'altra pagina, nella pagina accanto, si parla dei pesaresi che sono più ambientalisti del passato. Rifiuti inerti in crescita, i cittadini sono più green, intitola il Carlino. Quelli portati al deposito di Marche Multiservizi sono aumentati del 28% tra il 2020 e il 2021. In salita del 10% anche il settore degli ingombranti. Ebbene che cosa fare a fine stagione? Magari di un ventilatore con una pala rotta oppure con un refrigeratore che non refrigera più? Ebbene, in questo caso la soluzione è quella di portare tutto a marche multiservizi, dove negli ultimi anni si è registrato un trend molto positivo per la consegna di questi rifiuti. Un'altra la categoria su cui si può osservare un aumento è quella dei rifiuti inerti, ossia sono soggetti di trasformazioni fisiche, chimiche o biologiche di grande importanza, non sono oh, rifiuti biodegradabili che sono destinati ad accumularsi nell'ambiente. Il loro aumento è del 28% come ha riportato il titolo pubblicato dal resto del Carlino. Ecco i migliori studenti del Laurana Baldi tra il liceo scientifico e scienze umane. 39, 39 nuove stelle brillano nel firmamento Urbinate. Sono gli studenti che hanno preso 100 e 100 elode e li vediamo qui nelle fotografie questi bei giovani che sono studiosi ma sono anche aperti alla Così alla bellezza dei loro 18-19 anni. Allestimenti sgraditi, qui si parla del Rof. Non capita solo a Rossini Opera Festival Il sovrintendente Palacio traccia un bilancio dell'ultima edizione Critiche compresi, sono state delle critiche per quanto riguarda alcune soluzioni registiche di alcune opere L'arena anche per il 2023, a noi piace moltissimo il vitifrigo arena Ma sarà pronto probabilmente anche il grande teatro di via dei partigiani Che da tempo è in fase di ritorno strutturazione. Addio a Corsaletti a Pesaro, calciatore e dentista, cordoglio in città dove lui aveva uno studio, ma cordoglio anche a Cagli, sua città di origine. E Corseo Corsaletti è deceduto a 68 anni, ho perso un amico, hanno detto ieri in tante persone era malato da tempo generoso e leale ecco i suoi tratti delineati dall'amico Tony Radovani aveva militato nella Viscon Becchetti e poi il Carlino evidenzia anche un altro lutto, si tratta di un pivot coraggioso degli anni 60 venuto da Bologna addio a Piero Angelini giocò a Pesaro per tre stagioni al, al basket dal 1960 al 1968 162 aveva 82 anni fu un pivot bolognese cresciuto nella Fortitudo Bologna, quella di Gary Baron Schul che giocò a Pesaro per tre stagioni nel 59, 60, 60, 61 e 61, 62. E poi ancora qua si parla di formiche perché c'è una persona che ha usato l'alcol per sbarazzarsi degli insetti, ma è rimasto ustionato ed è grave. Si tratta di un uomo di 40 anni, turista residente a Modena, era in vacanza a Gabicce Mare, ora è ricoverato a Parma. Ed ora apriamo il Corriere Adriatico per quanto riguarda la pagina fanese. Vediamo che si parla di monopattini. La questione dei monopattini, una novità che è stata introdotta Da Domblè nel circuito cittadino, ha testato molti commenti, molte impressioni, anche proteste, perché poi c'è anche all'inizio un uso disinvolto del mezzo, in modo particolare per quanto lo si parcheggi. il, il monopattino lo paghi salato, proteste per l'utilizzo sbagliato. Lo paghi salato perché. Ebbene, quanto costa usare un monopattino? Costa eh, 50 centesimi per attivarlo, poi 29 centesimi al minuto. Questo significa che per utilizzare il monopattino, ad esempio per mezz'ora, il costo è 9,20 euro che diventano un piccolo salasso di 36,80 euro per due ore e via poi moltiplicando. Non solo, ma all'inizio occorre pagare anche una caparra di 3 euro, ma questa viene poi restituita al momento della fine cosa. E poi, insomma, ci sono problemi per quanto riguarda l'abbandono eh, a fine corsa del mezzo, eh, bisogna, utili bisogna lasciarlo nei posti eh, idonei, non certo nei parcheggi dove parcheggiano le auto, dove parcheggiano i disabili, nei marciapiedi. Occorre sistemarli in modo che non creino danni o pericoli per la circolazione. È un articolo interessante che è un po' il. E il sistema dell'uso, come si utilizza questo nuovo mezzo. A Gimarra si sta demolendo l'ex sede del centro Anziani, un, eh, così, un residuo per quanto riguarda il, il vecchio assetto del quartiere di Gimarra quando c'era l'ex colonia Tonini, l'ex colonia Inam. Si procede con le opere propedeutiche per realizzare il centro civico del Rione, di cui una parte è già stata realizzata, ma l'amministrazione comunale deve ancora completare la parte superiore e quindi ancora un investimento. E poi in questo articolo si evidenzia un comportamento deprecabile. Abbandonati otto cuccioli di tre giorni, veramente un atto inqualificabile. Diteci chi è stato, lo denunciamo: una dura reazione dell'Associazione Melampo, un'associazione benemerita che gestisce il canile di Tre Ponti, lo ha fatto da tempo, da quando il canile era a Monteschiantello. Ci sono dei volontari che dedicano il loro impegno, la loro passione, eh, la loro giornata alla cura dei, degli, degli amici a quattro zampe. Vengono chiesti aiuti economici e disponibilità per l'assistenza. Certo che avere eh, in un blocco eh, otto cuccioli gestirli, che poi devono essere allattati, sono, sono piccolissimi, sono stati partoriti da pochi giorni, devono essere allattati, curati fatti crescere è un impegno veramente gravoso chi può aiuti questa associazione. E poi ancora si parla nei giornali questa mattina del Paese dei Balocchi. Abbiamo rivissuto la magia delle fiabe, il presidente del Paese dei Balocchi soddisfatto per l'impegno dei volontari. Michele Brocchini traccia un consuntivo della manifestazione. Circa 30.000 sono state calcolate le presenze a questo evento. Passiamo, passiamo alla Valcesano dove a Mondolfo eh, c'è in apertura un articolo che riguarda eh, l'incidente stradale di cui abbiamo parlato dando un'occhiata al Carlino. Fatale tamponamento con la moto, muore sul colpo un operaio di 47 anni, lascia, una, lascia la compagna e lascia anche una bimba eh, di tenera età. Si tratta di Dino Pozzanza, originario di Sassoferrato, risiedeva a Marotta, appunto lascia la compagna e una bimba. Al volante dell'auto urtata una turista di 67 anni rimasta in ma soprattutto ha eh, avuto un grave stato di shock per quanto è accaduto. Addio a Mirella, in prima linea per il sociale, animatrice della battaglia per il Bartolini, oggi le esequie e il cordoglio del sindaco. Si tratta di Mirella Caron Caronti, avvenuta, eh, la cui scomparsa è avvenuta ieri mattina all'età di 82 anni. A Senigallia non mancano le notizie di cronaca, come tutti i giorni, parti a base di alcol in spiaggia. I vandali sono dei ragazzini senza freni. Sono stati compiuti danni sul Lungomare Alighieri, Bullia alla buta, le categorie. Problema culturale: intervengano le famiglie. Le famiglie sono le prime eh, tirate in causa per quanto riguarda l'educazione dei figli. Poi c'è anche la scuola, poi c'è anche la società. Sì, è vero, ma le famiglie devono tenere sotto controllo i figli e soprattutto eh, controllare eh, cosa fanno quando magari escono di sera. E Tornano a casa tardi la notte. Raid Vandalico scoperto ieri mattina in uno stabilimento delle lungomare Leghieri a sud del Ponte Rosso. Fioriere rotte, bidoni dell'immondizia rovesciati al termine di un festino alcolico. Trovato dal bagnino anche un cavatapi dimenticato dai teppisti segno appunto delle libagioni. Episodi ormai di ordinaria amministrazione in una città scossa invece da quanto accaduto sabato notte alla Buta di via Ugo Bassi. Numerose le reazioni e la solidarietà al giovane imprenditore Giacomo Lucchetti, che ha visto il suo locale invaso da minorenni esagitati. Ladri di biciclette ripresi dalle telecamere. Due giovani nei fotogrammi, altri minorenni, sono stati rimproverati dalla polizia. E diamo un'occhiata anche nella pagina delle Marche per riparlare, riprendere il discorso delle elezioni. Vediamo qui la presenza. Della Meloni in Ancona, uh, Marche. Che esempio, dice la leader di Fratelli d'Italia: qui abbiamo dimostrato che possiamo governare. Infatti, il presidente della regione Acquaroli eh, appartiene al partito della Meloni. La leader dei Fratelli d'Italia ha avviato ieri ad Ancona la campagna elettorale per le politiche. Dal palco ha elogiato l'operato della giunta regionale. Loro compravano i banchi a rotelle, ha detto, Acquaroli metteva la ventilazione meccanica per tutelare gli studenti. E poi insieme alla Meloni tanti gli esponenti del partito che hanno fatto da Corona l'intervento della leader, da Castelli a Leonardi fino a Baldelli, fino ai Baldelli, perché poi ai Baldelli c'è un candidato e un assessore eh, regionale eh, Francesco e Antonio. Sul palco con Giorgia c'eravamo tutti, i, i, vertici, cioè, tutti dice il giornale, i vertici regionali del partito schierati in prima fila ad applaudire la leader e qui vediamo alcuni volti noti appunto che eh, aspirano ad essere eletti in Parlamento. Ci scommetto un caffè. Vinciamo in tutti i collegi e qui è una pagina dedicata alla Lega e alla visita di Salvini a Pesaro. Ad Ancona possiamo farcela, invece ribatte Antonio Mastro Vincenzi, welfare e lavoro le priorità. Mastro Vincenzo dice che il collegio su cui, a cui si presenta è contendibile al centro-destra, Qui ci temono Chi è Mastro Vincenzo? Antonio Mastro Vincenzo è attualmente consigliere regionale di opposizione in quota al Partito Democratico. È stato durante la legislatura Ceriscioli presidente dell'Assemblea legislativa, ovvero del. Eh, del, Parlamento, del parlamentino regionale. È stato anche assessore alle politiche sociali del comune di Falconara e, e oggi è candidato alle politiche nel collegio uninominale di Ancona. Veniamo ora alla pagina di Pesaro dove si parla di scuole. L'inizio dell'anno scolastico non è lontano. Eh, il periodo delle vacanze sta un po' tramontando, piano piano, ma ancora c'è di che vivacizzare eh, questo scampolo d'estate. Scuole il rientro con aule locali a prova di covid. Ne parla il dirigente Rossini. La ventilazione è un provvedimento integrativo, non certo risolutivo, ha detto. Gli istituti si sono adeguati, ma è sempre meglio aprire anche le finestre finché si può. Si parla di areazione, cioè eh, non è più necessaria eh, la, la mascherina per contrastare il Covid, però è bene cambiare l'aria all'interno delle scuole. La Regione Marche ha finanziato l'acquisto di impianti di purificazione tecnologicamente avanzati per la sanificazione delle aule attraverso due tranche di fondi per un totale di 5 milioni di euro assegnati a tutti gli istituti che ne hanno fatto richiesta. Dal 1 settembre torneranno al lavoro i docenti Novax, così come i Bidelli e gli impiegati amministrativi. In caso di positivi in classe non ci saranno né chiusure né dad mascherine FFP2 solo per i soggetti fragili. E poi ancora edilizia scolastica, l'Istituto dei Fermi ha aperto il cantiere. C'è stato un sopralluogo a Montegranar ed è questa l'ultima notizia. Chiudiamo il giornale e noi ci risentiamo domani alle 7 per le notizie del giorno. Questa sera c'è occhio alla notizia alle 20.30 su Fano TV. Grazie per l'ascolto, a risentirci. うん。